Da 10 al 12 settembre a Novellara e Correggio c'è Uguali Diversi, giovani.com Futuro Cercasi, una manifestazione dedicata ai giovani che gli organizzatori hanno voluto racchiudere in cinque parole chiave: passioni, lavoro, tribù, new media e Europa. Di queste cinque parole chiave, di questa manifestazione, parliamo oggi con il sindaco di Correggio, Marzio Iotti, che ci spiega di cosa si tratta. A noi pare un investimento sul futuro, approfondire argomenti di questo tipo, parlare di futuro parlando di giovani, ci pare quasi un dovere in questo momento. Penso che l'incertezza che oggi vivano le generazioni nuove riguardo al futuro sia molto, molto più forte di quella che avevamo noi, insomma, io sono un cinquantenne. Crediamo che sia un investimento utilissimo quello di approfondire questi argomenti da tutti i punti di vista. Ovviamente quello del lavoro è abbastanza fondamentale perché è legato proprio al senso di sicurezza e di futuro. Poi ci sono questi nuovi strumenti che hanno cambiato radicalmente, oltre che di comunicare, il modo di rapportarsi proprio a tutti i livelli e di informarsi in un contesto, come tutti sappiamo, di globalizzazione, in cui a partire dal lavoro si fa concorrenza a livello planetario, a livello di sapere c'è una tendenza alla omogeneizzazione delle conoscenze. Ecco. Tutto questo è uno scenario nuovo su cui occorre riflettere, quindi è giusto, a nostro parere, che gli enti locali scommettano e investano su questi temi. Un'occasione forse anche per i meno giovani di conoscere il mondo dei giovani. Sì, perché non è scontato che i meno giovani si rendano conto dei problemi. È chiaro che molti hanno figli, nipoti e quindi vivono un po' queste incertezze, queste problematiche per il futuro. Molti di noi possono pensare che se la sono cavata e per loro, insomma, il futuro è ancora possibile. Per i giovani l'approccio penso sia completamente diverso ed è importante che tutta la società si interroghi su questo. Chi si recherà a Novellara e Correggio questo fine settimana fisicamente cosa troverà? Troverà dei momenti di approfondimento di diversa natura, con argomenti diversi, però tutti concentrati appunto su questo tema dei giovani e del futuro. Sono workshop, sono conferenze, sono momenti di confronto comunque che abbiamo come tendenza ovviamente voluto contribuire, insomma, all'approfondimento con presenze di persone competenti e che siano in grado di darci stimoli sia come amministratori ma anche come singoli cittadini. Quindi l'interesse secondo me dovrebbe essere estremamente alto. Il programma completo della manifestazione è sul sito www.ugualidiversi.org.